Ciao a tutti, io sono il Pave, Andrea Pavesi per l'Anagrafe, il mostro di Manfredonia per la questura e deceduto per la finanza, ma dettagli. Sono qui sono fondamentalmente per due motivi. Il primo di questi motivi è rassicurarvi, ricordarvi che noi del Vave Show di Radio Startup non siamo morti, siamo vivi e vegeti, siamo stati per un periodo in mano a dei trafficanti di organi ceceni, ma questo discorso. Alla Vale infatti non è qui perché insomma stiamo lavorando con la Farnesina per il rilascio, però stamattina mi hanno inviato un orecchio, quindi tutto a posto. No, a parte gli scherzi, la Vale sta lavorando, non è una fancazzista parassita come me, il DJ Valo. Saluta! Che bello! Siamo stati, diciamo, via, tra virgolette, perché siamo stati impegnati in un progetto di carattere di volontariato, fondamentalmente, il cui risultato è un video che a breve potete vedere sulle nostre pagine social. È una cosa che è stata abbastanza laboriosa, è durata un po' di tempo, per questo siamo stati un po' via. Però il secondo motivo, appunto, per cui sono qui, appunto, è per, come dire, invitarvi, avvertirvi che torneremo già dalla prossima settimana, torneremo con un nuovo video del Vave Show, saremo pronti, tornati con nuove vaccate, nuove boiate, sperando che ovviamente voi vogliate seguirci e diffondiate il verbo del Vave Show. Il Vave Show ritorna! Lavoreremo sui jingle. Detto questo, vi invitiamo quindi a tenere le orecchie puntate, a stare attenti a visionare le nostre pagine social, che sono Startlab su Facebook, startlab.org di nuovi su Instagram e Radio Startlab su YouTube. Vi aspettiamo numerosi e speriamo che insomma siate carichi come lo siamo noi per questo ritorno del Vave Show, e vi aspettiamo la prossima settimana. Bene, per la prossima ora e mezza discuteremo dell'evoluzione dell'economia uzbeka negli ultimi 300 anni. L'Uzbekistan è una regione dell'Asia centrale, precedentemente sovietica, confina con il Kirghizistan, con il Tazakistan, con l'Uzbekistan e con l'Afghanistan. La sua capitale è Tashkent. Radio Startlab.